Allora, una breve, brevissima introduzione a questo evento di oggi sulla decrescita e non solo, insomma, affronteremo tutta una serie di temi che spaziano, diciamo, dall'energia a molto altro. Rubo due minuti per spiegare come mai è nato questo evento, come nasce questo evento, o almeno penso di aver interpretato il pensiero un po' di tutti. Questo evento nasce perché noi adesso anche come movimento abbiamo molti portavoce, si parla sempre di Parlamento, Comune, Regione e quant'altro, ma almeno la consapevolezza che penso abbiamo maturato un po' tutti in questi mesi è che le cose non è che le cambi dentro i palazzi, non le cambi dentro le istituzioni. Noi possiamo fare tutte le interrogazioni, tutte le mozioni, possiamo presentare tutte le proposte di legge, ci potrà essere anche un governo a 5 Stelle piuttosto che un sindaco a 5 Stelle. Ma le cose non si cambiano così, o meglio non si cambiano solo così, le cose si cambiano quando i cittadini tutti sono informati e consapevoli. E quindi eventi come questo nascono proprio per parlare, per confrontarci, perché poi non penso ci sia nessuno che voglia impartire lezioni, ma quantomeno dare spunti di riflessione su temi fondamentali come l'energia, l'ambiente, il consumo critico e quant'altro. Perché io penso, almeno il mio modesto parere, che il potere che è più grande che noi abbiamo come cittadini è esattamente questo qua, ovvero come spendiamo i nostri soldi ogni giorno, perché ogni singolo euro che noi spendiamo, che noi consumiamo, come piace dire ai media, il discorso del consumo, può andare al piccolo produttore locale che magari utilizza tutta una serie di tecniche rispettose dell'ambiente e dei lavoratori, oppure può andare alla grande multinazionale che sfrutta le risorse e il lavoro. Quindi ecco, penso di dire che questo incontro, e spero che ne riusciremo ad organizzare tanti altri, è proprio per dibattere tra di noi su questi che sono i temi fondamentali, su come poter agire direttamente come cittadini nella vita quotidiana, perché noi ogni giorno prendiamo tante decisioni, non ci sembra, ma spesso prendiamo tantissime decisioni, come ci spostiamo, cosa mangiamo, dove andiamo, e già lì cambia totalmente il nostro approccio agli altri, soprattutto il nostro approccio alla città e quant'altro. Quindi ecco, io spero, come è successo per me quando vidi uno dei primi eventi che facemmo con Dario, così dopo tornai a casa e mi cominciai a fare tante domande su quelle che sono le nostre azioni ogni giorno. Quindi spero appunto che l'incontro di oggi sia di auspicio per riflettere e per affrontare consapevolmente, perché ricordiamoci, è anche esperienza di questa settimana, le istituzioni, i poteri forti, chiamiamoli così, vogliono un popolo sempre più ignorante e sempre più che agisca come tanti piccoli robottini. Invece noi dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza e soprattutto raccontare agli altri quelle che sono le esperienze più importanti e più formative e diffondere quelle che sono le informazioni. Lascio la parola poi ai relatori, che insomma abbiamo qui Dario Tamburrano e Giusi Campo, che sono un po' dei maestri, mi sento di dire, sul quantomeno per me tutta una serie di testi, di libri che ho cominciato a leggere sono partiti proprio da eventi come questo. Spero che ci ritroveremo magari fra 3 mesi, fra 6 mesi a fare un evento così ancora più numerosi, e soprattutto ecco, oggi siamo in periferia, è importante ripartire dalle periferie perché è dove un po' la maggior parte delle persone vivono, dove appunto si affrontano i problemi più critici come il trasporto, come il consumo e quant'altro. Quindi ecco, non rubo più tempo e lascio la parola ai relatori, possiamo dire? Ok, grazie. Allora, questo incontro si svolgerà in una serie di interventi, ognuno si è preso una parte. Io vorrei fare anche una premessa: il contenuto di questi interventi è anche la conseguenza di che cos'è il movimento, perché il movimento sappiamo che è fatto di Food Day, è fatto di politica, ma il movimento anche c'è anche un lavoro a volte di scoperta o riscoperta di determinate questioni che in genere non vengono assolutamente affrontate, soprattutto in Italia. E il movimento che cos'è? Succede che persone normali che fanno completamente altro tipo di attività, come nel mio caso che faccio il dentista, in seguito alle sollecitazioni culturali provenienti dal blog di Grillo, hanno cominciato un percorso di studio, di conoscenza, di approfondimento su cose che poi in realtà
risultano essere fondamentali per la società e per l'economia, per lo sviluppo dell'intera civiltà umana. Si arriva a volte a costruire anche un'idea di quale potrebbe essere il futuro possibile, data la situazione attuale, e si arriva a volte a essere eretici, perché molti di noi affermano cose che sono del tutto in contrasto con quello che viene affermato dai politici, dai cosiddetti uomini di cultura che vanno in televisione. E infatti per quello che ho messo questa frase, che dice: solo una crisi effettiva o percepita produce un vero cambiamento. Quando si verifica la crisi, le azioni intraprese dipendono dalle idee che ci sono in giro. Quindi il nostro compito è anche di perpetuare, sviluppare nuove idee in maniera tale che, quando sarà il momento, ciò che inizialmente, quello che sembra politicamente impossibile, diventi politicamente inevitabile. È anche un po' la storia del movimento, perché quando noi abbiamo iniziato nel 2005, tutta una serie di cose che noi viviamo oggi sembravano un'utopia, una cosa completamente impossibile, che noi potessimo portare tante persone in Parlamento, tante persone in istituzioni, che potessero andare comunque anche in televisione a difendere e a mostrare le proprie idee. E questa è una frase doppiamente eretica, perché l'ha scritta Milton Friedman, che è il padre del neoliberismo. Quindi le verità a volte possono essere relative a seconda del contesto. Per comprendere meglio qual è la situazione, perché si parla di decrescita, si parla di crisi, è bene che avere alcune informazioni che in realtà non sono segrete, perché sono reperibili su internet, sono reperibili sui testi, basta andarle a capare e riuscire a distinguere all'interno del flusso di informazioni che ci sovrasta quelle che sono quelle importanti e riuscire poi a collegarle bene. Quando si parla per esempio di crisi, difficilmente si mettono insieme questi tre concetti, che sono l'economia, l'energia e gli ecosistemi, e all'interno dell'economia abbiamo tutta una serie di questioni che dovremmo affrontare. Oggi ne affronteremo solamente una minima parte, perché è un discorso lungo e complesso. Per capire dove siamo, come siamo arrivati a questo punto nell'anno 2000 e oltre, cominciamo un attimino a vedere come la civiltà umana si è sviluppata, ovvero da come i primi uomini, che erano semplici cacciatori raccoglitori, si sono evoluti fino ad arrivare ai giorni nostri. Inizialmente, parliamo ora di energia, no? Qual è il vero significato dell'energia? Che l'energia non è solamente quella che ci accende le lampadine. Inizialmente i primi uomini avevano a disposizione esclusivamente la loro energia muscolare e con quello potevano fare le cose. Qual è stato il passaggio successivo che ha permesso un primo salto nella civiltà? È stata la capacità di utilizzare la fotosintesi delle piante, ovvero l'energia del sole, per coltivare il cibo. Ovvero il primo passo nell'avanzamento della civiltà dell'uomo è stato il passaggio alla creazione dell'agricoltura, che è il primo sistema di stoccaggio energetico. Ovvero il cibo contenuto, l'energia contenuta nel cibo coltivato permetteva di stoccare del cibo per organizzare la società in maniera più complessa, perché c'erano delle persone che potevano dedicarsi anche altro che non fosse la sopravvivenza del quotidiano. Quindi è un primo flusso di energetico ulteriore, oltre alla pura semplice forza muscolare del quotidiano. E quindi sono nate le prime civiltà. Con l'agricoltura c'è stato il primo fenomeno della prime comunità umane che hanno sono diventate stanziali, quindi hanno cominciato a costruire delle città, un'organizzazione, delle istituzioni e la suddivisione dei compiti. Tendenzialmente dalla nascita dell'agricoltura fino intorno al 1700 il flusso energetico che l'umanità aveva a disposizione è rimasto sostanzialmente invariato. Quindi avevamo l'energia muscolare, che poteva essere degli uomini, degli schiavi o degli animali, e in qualche caso l'energia eolica per muovere le barche, però era comunque un flusso di energia rinnovabile che era, per quanto sia, limitato e non tanto facile da imbrigliare, trasportare e stoccare. Quando c'è stato il balzo? Il balzo è avvenuto nel momento in cui l'uomo, usando le macchine e l'energia fossile, ha dato il via alla rivoluzione industriale.
E quello è stato il momento in cui è veramente cambiato il mondo e la civiltà, perché con il flusso energetico aggiuntivo in quantità enorme da basso costo e con l'utilizzo delle macchine abbiamo dato il via a tutta una serie di trasformazioni che sono andate a coinvolgere tutti i settori della civiltà. Abbiamo potuto cominciare a produrre una quantità enorme di oggetti a costo sempre più ridotto, e a poter trasportare le cose e tutta una serie di questioni che affronterò più avanti. Fino poi, la prima forma di energia fossile è stata il carbone, no? E dopodiché abbiamo cominciato a utilizzare il petrolio. Quando si parla di energia, dell'impatto, ragioniamo che di energia a basso costo è importante avere anche di fronte, sapere quali sono le quantità che entrano in gioco. Perché con l'avvento dell'utilizzo del petrolio, se noi consideriamo che un barile di petrolio ha un quantitativo di energia pari a 24.000 ore di lavoro umano, quindi al valore di 11 anni di attività muscolare di un uomo, ci rendiamo conto che in realtà, anche se un barile di petrolio costa attualmente $100, in realtà costa estremamente poco. È come se andiamo a fare dei calcoli, è come se ogni uomo mediamente nella Terra, con il flusso energetico derivante solamente dal petrolio, ogni uomo avesse a disposizione 12 schiavi che lavorano 24 ore al giorno. Quindi tutto questo balzo che noi abbiamo fatto, in realtà ci sono degli schiavi, milioni, miliardi di schiavi, che lavorano per noi senza che noi ce ne accorgiamo. Questo che cosa ha creato? È innegabile che la rivoluzione industriale e tutto ciò che ne ha conseguito ha migliorato la qualità di vita degli uomini, ma c'è anche un altro lato della medaglia. Tutti i manufatti hanno un loro contenuto energetico. Questa civiltà si regge su questo flusso crescente di energia fossile non rinnovabile. Abbiamo cominciato anche a coltivare, usare la produzione, produrre il cibo non utilizzando l'energia del sole ma usando l'energia fossile, tant'è che attualmente con l'attuale forma di agricoltura industrializzata ogni 10 calorie che noi ingeriamo, ogni caloria che noi ingeriamo di cibo è stata prodotta grazie all'uso di 10 calorie di energia fossile. Quindi per produrre il cibo siamo passati dalla fotosintesi dell'energia del sole all'uso dell'energia fossile. È stata possibile con i trasporti la globalizzazione delle merci, quindi questo sistema, questo modello economico contemporaneo nel quale viviamo, la diffusione della mobilità individuale, le trasformazioni urbane delle tecniche costruttive. Faccio un esempio, perché l'uso dell'energia fossile ha permesso di trasformare le tecniche costruttive? Perché abbiamo potuto creare dei modelli costruttivi dove per il riscaldamento e il raffrescamento non andavamo a utilizzare le vecchie tecniche costruttive, quindi le pareti spesse, l'orientamento, ma ci affidavamo esclusivamente a questo flusso istantaneo di energia da gestire per poter portarci il comfort. Ultimamente poi c'è stato il consumismo di massa, il possesso individuale di un gran numero di oggetti che inizialmente erano per forza di cose condivise all'interno della comunità, e poi il fenomeno dell'obsolescenza programmata degli oggetti e i bisogni artificiali indotti dalla pubblicità e la conseguente enorme creazione di rifiuti, tutti i problemi che conosciamo, la cui origine però a volte non è ben sottolineata. Storicamente questo è uno sballo che è avvenuto negli ultimi 200 anni, cioè noi abbiamo per assodato delle cose che in realtà anche solamente fino a 200 anni fa erano impossibili e che si basano su questo flusso crescente di energia a basso costo, è come una sorta di tossicodipendenza. Attualmente ci andiamo incontro a una probabile crisi d'astinenza, ovvero vi sono una serie di motivazioni di varia natura per cui questo flusso crescente di energia che alimenta il nostro modello di sviluppo è destinato non più a crescere ogni anno di più, ma inizialmente a rimanere costante e poi a declinare. Quindi abbiamo dei motivi geologici, con l'esaurimento delle risorse, dei motivi fisici e termodinamici, sociali, geopolitici, etici ed ambientali. I motivi etici ed ambientali
diciamo, li conosciamo: cambiamenti climatici, e distruzione dei territori con l'estrazione e per esempio l'uso di territori adibiti ad attività agricole per la produzione di biocarburanti, quindi sottrazione delle riserve alimentari delle persone che non possono accedere già al cibo. I motivi sociali, qui cosa sta succedendo? Con la diffusione del modello di sviluppo occidentale, attualmente quelli che erano i paesi produttori fino a non molti anni fa, che erano i cosiddetti paesi sottosviluppati, adottando il nostro modello di consumo, hanno aumentato i loro consumi interni. Quindi il primo motivo della attuale e futura riduzione del flusso energetico fossile verso i paesi non produttori sarà l'aumento del consumo interno. Vedete qui nell'immagine che... Come si torna indietro? Nell'immagine vedete che il calo delle esportazioni di tutti i paesi è netto, anche se si ferma al 2008. Poi vi sono motivi di tipo geologico, ovvero mentre inizialmente, parlo solo del petrolio, ma tutto ciò potrebbe anche essere riferito anche ad altre forme energetiche, ma non ci dilunghiamo troppo, spesso molti pensano che il petrolio si fa un buco per terra e quello prende ed esce. Inizialmente nei primi giacimenti, nel normale petrolio cosiddetto convenzionale, quello molto liquido, quello molto superficiale, era effettivamente così, era un petrolio facile da estrarre, il petrolio convenzionale, e che quindi con un minimo investimento portava a un grosso flusso di ricchezza. I giacimenti però tendono poi a seguire una curva di esaurimento tale per cui la produzione tende negli anni a calare. Attualmente siamo in questa fase, vi sono varie proiezioni che prevedono che il calo del petrolio convenzionale avverrà intorno al 2020, altri, previsioni molto ottimistiche basate su dati ipotetici e finanziari, intorno al 2040, ma il 2020 e il 2040 per cambiare il modello di sviluppo è dopodomani, quindi non è che possiamo comunque stare tanto tranquilli. E che cosa è stato messo in campo a livello tecnologico per supplire a questo declino della produzione petrolifera convenzionale? Teniamo presente che un declino della produzione petrolifera va a incidere sul meccanismo della crescita, perché il modello della crescita economica è alimentato da un flusso crescente di energia che va a essere impiegata in tutte le attività produttive. Si è fatto ricorso ai cosiddetti carburanti non convenzionali, i quali però hanno un piccolo problema. Questo è un concetto importantissimo che bisogna comprendere per capire una serie di questioni. Quando il petrolio era semplice da estrarre, il flusso netto di energia era elevatissimo. Detto in altre parole, negli anni 30, nel petrolio americano, molto liquido e molto superficiale, per estrarre 100 barili di petrolio venivano consumati uno, ovvero tutte le attività estrattive, trasporto, la messa in campo delle infrastrutture, le pompe, la raffinazione e così via, comportava un impiego di un solo barile per 100 barili. Ci siamo? Quindi il netto era che 99 barili su 100 estratti diventavano disponibili alla società per gli usi produttivi. Quindi c'era un flusso di energia netta enorme. Col passare degli anni, con l'esaurimento dei giacimenti, con la ricerca di giacimenti sempre più profondi in aree abbastanza complicate, o con l'uso dei idrocarburi non convenzionali che comportano comunque una serie di processi ancora più complessi, questo flusso di energia netta si è andato riducendo. Quindi quello che è importante sapere nei grafici non è tanto quanto l'umanità riesce a produrre di petrolio, ma quanto poi di questo petrolio estratto, quanto in realtà ne arriva a disposizione delle attività produttive, il che fa una grossa differenza. Questo valore tra l'energia che viene estratta, l'energia che si rende disponibile alla società, è un valore che si chiama ROEI, che è per lo più sconosciuto a volte anche dalle persone che parlano di energia e di addetti ai lavori, e tanto più sconosciuto comunque ai politici. Questo è un esempio per vedere qual è
il calo, no? Se vedete la prima linea del petrolio USA 1930, per ogni 100 barili di petrolio estratto ne vengono impiegati uno per l'estrazione. Tutte le altre forme di petrolio non convenzionale, quelle più recenti, come lo shale oil, lo shale gas, i biocarburanti, le sabbie bituminose, che sono utili poi a colmare, nell'immagine che avete visto prima, il declino, no? Per mantenere una produzione perlomeno costante, hanno un flusso di energia netta che sta tra 5, 3, 2, 1. Nel caso dei biocarburanti addirittura vi è un bilancio negativo, ovvero per produrli si consuma più energia di quanta se ne ottiene. Cioè siamo veramente, a volte sembra veramente il paradosso, ma entrano in gioco anche dei meccanismi di tipo finanziario che poi permettono, no, degli incentivi da parte statale che poi permettono che queste cose, nonostante a livello termodinamico non abbiano senso, permettono che queste cose comunque siano in piedi, a volte propagandate come rivoluzioni energetiche. Allora, arriviamo ora quindi a quello che è l'effetto sull'economia basata sulla crescita di un flusso di energia comunque instabile o declinante. Dalla crisi petrolifera del 2008, col balzo dei prezzi, è iniziata quella che noi chiamiamo la crisi, no? E il costo dell'energia ha un ruolo fondamentale, perché l'energia viene utilizzata per tutte le attività produttive e di trasporto, refrigerazione, impacchettamento, eccetera eccetera. Nel momento in cui c'è un limite energetico, ovvero che il flusso non sale più, aumentano i prezzi energetici. I prezzi energetici portano alla distruzione della domanda, chiaramente, perché costando di più si tende comunque a consumare di meno. La distruzione della domanda porta a una contrazione economica, la quale porta poi a un calo dei consumi dei prodotti energetici, i quali tendono a riabbassarsi di prezzo, e si ha quindi questo ciclo di stabilità economica, di fenomeni di crescita economica seguito da piccole crisi. Quindi c'è un andamento oscillante che poi in realtà è un po' quello che noi a livello globale stiamo assistendo, perché tante volte si dice è partita la ripresa e poi dopo 2 mesi truncano. Anche a livello delle borse c'è questo fenomeno di oscillazione continuo. Una grande componente è conseguenza di questo fenomeno di feedback, questa cosiddetta trappola energetica nel quale il modello in cui viviamo ci ha cacciato. Questo per esempio è un esempio del prodotto interno USA, a sinistra, GDP, dal 2007 al 2010, con tutti i vari picchi, no? Quindi crescita, alta domanda di petrolio, prezzi in incremento, recessione, bassa domanda di petrolio. Grafico, scusa, come offerta o come richiesta? Come richiesta. No, l'offerta tendenzialmente, ci sono dei grafici che non ho messo perché altrimenti diventa un po' pesante, però esistono, dopo se vuoi li faccio vedere, ci sono dei grafici in cui la produzione di petrolio è diventata quasi inelastica rispetto alla domanda, ovvero perché siamo già ai massimi. Cioè, oltre un certo livello, noi non, quindi anche se nel momento in cui c'è un fenomeno di crescita aumenta la richiesta, dato che la produzione energetica, non solo petrolifera, non riesce più a crescere oltre certi livelli, vi è un fenomeno di limite energetico strength, quella l'immagine di prima, che è esattamente questo. Non so se sono stato chiaro. Sì, ti volevo chiedere... Dopo però, magari, ecco, se avete delle domande, visto che io sto correndo, sono comunque discorsi complessi, se avete delle domande, magari se le appuntate, perché domani volentieri, dopo volentieri facciamo magari alla fine un dibattito, anche perché sono già arrivato a 20 minuti, vado un po' più veloce, è passato il tempo senza che mi rendessi conto. Allora, velocemente, per esempio, molti di noi avranno sentito nominare che c'è in atto una nuova rivoluzione energetica negli Stati Uniti, l'indipendenza energetica, le nuove tecniche estrattive, dello shale gas e dello shale oil. E parte della ripresa americana è anche dovuta a questo flusso di energia isperato in ingresso a basso prezzo. Allora, a prescindere dalle ROE, che il rapporto dell'energia netta dello shale gas e dello shale oil è estremamente basso, siamo intorno a 5-8,
vi è un fenomeno che queste tecniche estrattive, oltre a devastare il territorio, e le stanno approvando anche in Europa, poi ne parleremo, hanno la tendenza ad esaurirsi estremamente velocemente, quindi hanno bisogno di enormi investimenti finanziari, un basso ritorno energetico e un rapido esaurimento dei pozzi estrattivi, che obbliga le compagnie petrolifere e gli investitori a perforare in continuazione per mantenere stabile la produzione. E quindi è una bolla perché non reggerà a lungo. Quali sono gli effetti del flusso energetico? Allora, il flusso energetico ha permesso con i trasporti la globalizzazione, ovvero nel momento in cui il 98% dei trasporti è permesso grazie alle energie fossili, in modo particolare al petrolio, un calo dell'energia disponibile, la prima cosa che va in crisi è il modello della globalizzazione, ovvero il trasporto delle merci da una parte all'altra del mondo. Il secondo campo, e molti non ci pensano perché non veniamo informati, è ancora più grave, perché nel momento in cui il modello produttivo agricolo è basato sull'utilizzo di combustibili fossili, un calo porta a un problema agricolo, quindi di capacità di produzione agricola per soddisfare i bisogni alimentari del mondo e dell'Italia. Perché il modello agricolo dipende dal petrolio? Perché noi per coltivare usiamo i trattori che vanno a diesel, per estrarre l'acqua e trasportarla usiamo le pompe che bisognano di energia o elettrica o pompe diesel, e per raccogliere usiamo le mietitrebbia. Poi questo cibo lo trasportiamo, lo trasformiamo, lo congeliamo, lo cuciniamo, lo impacchettiamo e lo ritrasportiamo. Per concimare non usiamo più le tecniche normali, le rotazioni, i concimi organici, ma usiamo comunque concimi organici di origine petrolchimica che derivano dal petrolio. Quindi noi mangiamo grazie a un flusso di energia fossile, secondo questo modello. Questo è il legame tra cibo e petrolio. Come vedete, i prezzi del petrolio e del cibo ormai sono strettamente collegati tra di loro. E ora proiettiamo un breve documentario di 10 minuti che va un po' allenta la concentrazione e un po' va a ripetere un po' le cose che ho detto in maniera che vengano fissate meglio e va anche ad aggiungerne altre. E la presidente del circolo di crescita Felice di Roma. No, forse non è un bracchetto. Ti ho presentato. Allora, proviamo. Questo è potentissimo. No, forse è meglio Dario. Mi metto di qua perché c'è la cassa di qua. Metto il tasto tuo. Come no? Ci scambiamo. Forse va spento questo. Scusate, momento tecnico. Allora, eccoci. Adesso è spento. Non è acceso. Prova? Ok, ci siamo. Allora, grazie intanto di essere venuti. Devo dire che è bellissimo stare ad un evento che è in periferia, fuori del raccordo anulare, e vedere la sala piena nonostante il nubifragio di ieri. Devo dire che il gruppo che ha organizzato ha sicuramente fatto una bella opera di diffusione. Bravi. Grazie. Ok, allora io, come diceva Dario, faccio parte del Movimento per la Decrescita Felice, che è l'associazione nazionale nata nel 2007 che porta avanti in Italia le tematiche della decrescita, cercando di fare un percorso interno e un percorso di sensibilizzazione esterna. Il movimento è stato creato da Maurizio Pallante, non so se... ok, vedo le capoccette che fanno sì, quindi lo conoscete, sono contenta, che è il nostro ispiratore, portavoce, ed è la persona che ha avuto quest'idea, partire non solo dalla teoria, quindi andare a studiare le teorie economiche, filosofiche e sociali della decrescita felice, ma portarla sul terreno, sul territorio.
E quindi sono nati dei circoli, i circoli della decrescita felice. Io sono presidente di quello di Roma, ce ne sono tanti altri 25 circa in Italia, poi ci sono associazioni aderenti e gruppi. Questo perché si è cercato di fare un percorso di analisi della teoria della decrescita per capire come poterla portare nella propria vita personale. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che vuol dire decrescita, dato che questa parola crea notevoli problemi perché la stampa non ha capito che cosa significa, non vuole conoscere, non vuole sapere, continua a dire che la decrescita è austerità, cosa che non è scritta in nessun libro della decrescita felice, ma i grandi giornalisti in realtà amano dire questa parola, che noi portiamo avanti un discorso di austerità. In realtà non è così, la decrescita è il capovolgimento dell'assunto che l'obiettivo primario delle attività produttive ed economiche debba essere la crescita illimitata. Dario ha fatto un'ottima introduzione anche su questa tematica, sul fatto che è impossibile pensare ad un mondo dove si possa continuare a iperprodurre, produrre sempre di più, aumentando cosa? Aumentando i bisogni. Probabilmente io ho bisogno di cose che mi facciano vivere, che mi facciano vivere bene. Arriverò a un punto in cui tutto ciò che mi propone la pubblicità per me è improponibile. In realtà il PIL questo misura. Il famoso PIL, no? Che è il determinante per cui si stima che un paese sia sano oppure non sia sano, che cosa misura? Misura tutto ciò che viene prodotto in un certo arco di tempo, che in genere è un anno, in una nazione, sono merci e servizi, e viene misurato, quindi è un quantitativo. Ma faccio l'esempio. Il lavoro in casa, il lavoro della casalinga, viene considerato? No, non viene considerato, quindi assolutamente non è rilevante. Gli scambi, il dono, un gruppo d'acquisto solidale, il baratto, vengono considerati? No, non vengono considerati. Cosa viene considerato? Uno spreco? L'inquinamento, la guerra, le industrie farmaceutiche, quelle vengono considerate. Perché? Perché aumentano il prodotto interno lordo, quindi se c'è una guerra, oh bene, accidenti, cavolo, il PIL aumenta, quindi un terremoto fa aumentare il PIL. Quindi in realtà la decrescita non è un ritorno al passato, è prendere dal passato ciò che ci siamo persi. Vi faccio una domanda, e qua vorrei per alzata di mano: se chiudono i supermercati, chi di voi muore di fame? No, la coppia. Ok, no, supermercati, alimentari, frutterie, negozi. Ok, tendenzialmente, ecco, no, sinceri, veramente, no, perché se non alzate tutti le mani sono anche molto soddisfatta. No, vedo troppe mani. Ok, va bene, è così, perché ci hanno imposto che far da sé, fare in casa, autoprodurre, avere l'orto in balcone è da sfigati, è molto più interessante, no? Andare ed acquistare tutto ciò che ci serve. Cosa ci serve? E qui andiamo alla prima differenza, merci e beni. A noi serve un bene, ovvero quello, un bene primario, quello che soddisfa un nostro bisogno, ma assolutamente il sistema capitalistico, adesso uso questa parola, capitalistico, ci impone invece di utilizzare merci, ovvero delle cose che magari neanche dobbiamo utilizzare. E allora cosa dice la decrescita? La decrescita non dice torniamo indietro, diventiamo poveri, perdiamo i soldi, ma parla di crescita selettiva. Ok, questa forse è la parola che i giornali dovrebbero cominciare ad inserire, decrescita nel senso di crescita selettiva, cioè crescere secondo una certa programmazione, far crescere il settore delle tecnologie a poco impatto ambientale, far crescere il lavoro utile, far crescere per quanto riguarda la parte urbanistica, quindi con la riqualificazione, non semplicemente andando a costruire, allargando le città, ma riqualificando le città. Quindi crescere in un certo senso, in un senso che è buon senso solitamente, no? Perché tutto ciò che dice la decrescita solitamente, ah vabbè, ma sì, ma è quello che facevano i miei nonni, io sì, penso sia giusto, vabbè, non è niente di che, è giusto, perché è buon senso. Però il buon senso spesso l'economia che è al di sopra della politica se lo dimentica. Per spiegarvi, nella decrescita felice Maurizio Pallante ama fare una metafora, che è quella dello sgabello. Se la seduta dello sgabello è la cultura, quindi il paradigma, no? Il totale, esistono tre zampette.
che sono la tecnologia, la politica e gli stili di vita. Se uno di questi tre cade o non c'è o non è abbastanza sviluppato, una teoria della decrescita che mette in discussione il sistema economico attuale che abbiamo, predominante, cade. Andiamo ad analizzare un pochino queste tre gambe. Allora, di tecnologia, qui Dario in parte ha già parlato anche di questo, ci saranno anche altri contributi, quindi non mi vorrei soffermare, ve ne ho parlato in pochi